abbiamo deciso di convocare una conferenza stampa per illustrare ai giornalisti e quindi ai cittadini alcuni punti importanti di scelte che sono state prese in questi giorni, che altre saranno prese nelle prossime ore e altre importanti che sono attese, che erano attese per la settimana. Affronteremo in particolare via Brin, piazza Garibaldi e rifiuti. Per quanto riguarda via Brin, la posizione dell'amministrazione è questa. Io voglio personalmente elogiare lo straordinario lavoro che hanno fatto in particolare gli assessori D'Angelo e Cuccillo, ma tutti in generale, per la repentina sistemazione, poi i numeri precisi li daranno Sergio, D'Angelo e gli altri, circa 100 immigrati che noi abbiamo trovato senza che per la verità nessuno avesse segnalato al sindaco di questa città, parcheggiati come rifiuti all'interno di un capannone che noi abbiamo individuato per risolvere, come credo sia noto alla città, l'emergenza sanitaria e rifiuti che vi è a Napoli. Li abbiamo trovati e gli abbiamo dato in pochi giorni una sistemazione come si deve a ogni essere umano. Li abbiamo sistemati in alcune strutture dove è garantita la dimora, il vitto, l'alloggio e anche una sistemazione decorosa al fine di poter passare serenamente le giornate della propria vita. Successivamente noi avevamo la necessità di consegnare immediatamente ad ASIA, perché c'è un'ordinanza del sindaco, perché noi non dobbiamo far finta di non vedere i problemi o di nasconderli, che quel sito serviva per raccogliere provvisoriamente i rifiuti. Allora, se c'è un'ordinanza, l'ordinanza va rispettata. Se c'è un'emergenza sanitaria, se l'emergenza sanitaria c'è, bisogna far fronte all'emergenza sanitaria. Viviamo a Napoli e si è sparsa la voce evidentemente che chi si trovava da quelle parti in qualche modo poteva trovare un'adeguata sistemazione. Ci sono stati ulteriori immigrati non censiti, di cui noi non avevamo notizia, che hanno occupato via Brin. Si è proceduto su disposizione dell'amministrazione allo sgombero di quei locali che servivano immediatamente per realizzare l'impianto di sito di trasferenza provvisorio, altrimenti questa città non supererà mai l'emergenza o la potrastrinerà sempre nel tempo l'emergenza rifiuti, e quindi si è proceduto in tal senso. Apprendiamo dalla stampa e da, come dire, notizie che circolano, che allo Stato non hanno trovato fondamento, che ci sarebbero state degli episodi contrari alla legge in via Brin. Il sindaco e l'amministrazione ovviamente gradirebbero che chi è in possesso di elementi precisi, siccome il sindaco di Napoli, un ex magistrato, ha fatto della legalità e rispetto dei diritti la sua storia, glieli comunicassero direttamente. Se hanno paura di comunicarlo a qualcuno, venissero direttamente nella stanza del sindaco, associazioni, comitati, fondazioni, cittadini, singoli, e ci informassero di eventuali ipotetici episodi di violenza contro legge. Se questi ci sono stati, saranno individuati e sanzionati nel modo più esemplare possibile per quello che compete all'amministrazione comunale. Se non ci saranno stati, ovviamente chi ha lanciato accuse ingiustificate ovviamente ne dovrà trarre dall'altra parte le adeguate conseguenze e quindi riflettere del perché è stata eventualmente illustrata una situazione non corrispondente al vero. Siccome comunque persiste un problema, anche se non generato da questo sindaco e da questa amministrazione ovviamente, di altri circa 40 persone che hanno bisogno comunque di una sistemazione, questa amministrazione si è mossa anche in questo caso con la massima celerità e col massimo rispetto, che non ha precedenti nella storia almeno di questa amministrazione, cioè delle amministrazioni comunali precedenti, di trovare una sistemazione anche per questi altri 39, 40
Quindi io, per quanto mi riguarda, credo che il comportamento della giunta, dell'amministrazione, è stato impeccabile sotto il profilo della salvaguardia dei diritti individuali, dei diritti collettivi e dell'esigenza di far rispettare un'ordinanza che riguarda la salute pubblica di tutti i cittadini napoletani e di tutti quelli che vengono in questa città. Detto questo, ribadisco, chiudo l'argomento via Brin, se ci sono stati episodi di violenza, ovviamente che vanno documentati, che vanno raccontati, che vanno evidenziati, saranno, per quella che è la competenza di questa amministrazione, sanzionati in modo esemplare. Fino a quel momento, ovviamente, vedremo quello che ci verrà illustrato. Oggi sarà resa nota alla stampa, nelle prossime ore, un'ordinanza da me firmata che ha ad oggetto Piazza Garibaldi. Come voi sapete, Piazza Garibaldi è stata una delle priorità di questa amministrazione, perché è sotto gli occhi di tutti che la principale porta di accesso della città è anche in questo caso divenuta in parte una sorta di discarica, anche se già abbiamo fatto degli interventi nei giorni scorsi, per quanto riguarda il traffico di rifiuti vero e proprio che viene effettuato da alcune persone che rovistano i rifiuti e poi vendono il materiale a Piazza Garibaldi, rovistato, preso nei rifiuti, e francamente la principale porta della città, di una delle più importanti città del mondo, che offre a chi arriva in questa città questo scenario, è qualcosa di assolutamente intollerabile, che per quanto ci riguarda non può essere assolutamente consentito. Come non può essere consentito che nella una delle principali piazze della città si svolgano attività illegittime, irregolari o addirittura illegali e che quindi si perseguì anche nella commissione di comportamenti illeciti anche dal punto di vista penale. Ovviamente il sindaco non è responsabile della sicurezza della città o della repressione dei reati o della individuazione dei reati, però ha il compito di fare, e abbiamo il compito di rendere possibile anche qui coniugare immagine, diritti, legalità, sicurezza e diritti anche delle persone che magari senza lavoro o in condizioni di difficoltà devono cercare di garantirsi la vita e di portare un pezzo di pane a casa e magari ai figli che se hanno una casa e i figli che li aspettano magari in qualche campo nella periferia della città. Quindi l'obiettivo dell'ordinanza è quello, in estrema sintesi, perché poi la avrete nelle prossime ore, quello immediatamente di far tornare il rispetto della legge in Piazza Garibaldi in tutte le sue articolazioni, individuare, infatti ci saranno dei tempi molto precisi nell'ordinanza, un'area in cui sarà stabilito un mercato multietnico in cui ci saranno sia italiani, napoletani che venditori stranieri, un'area mercatale che sarà individuata nei prossimi giorni, quindi noi garantiremo da un lato libero accesso, transitabilità e decoro della piazza e dall'altro sistemazione senza diritti di prelazione per chi non ha condizioni pregresse di legalità, nel senso si aprirà un'area mercatale e in quest'area sarà garantita la vendita a chi esegue un percorso di regolarizzazione. Lo stesso discorso che stiamo facendo, oggi faremo un altro provvedimento in giunta e poi vi comunicheremo di pomeriggio domani per quanto riguarda le attività commerciali sul suolo pubblico. Quest'area mercatale consente la regolarizzazione anche di chi fino adesso ha perpetrato situazioni di irregolarità. Quello che devono capire è che se nel passato si facevano proclami, annunci, noi daremo date precise. All'interno di queste date chi si mette in regola avrà garantito aree legali, pulite, decorose, in cui esercitare la vendita ambulante tipo mercatale, chi non si mette in regola ovviamente non gli sarà consentito. E nello stesso tempo ci sarà un cronoprogramma che riguarderà non solo Piazza Garibaldi, ma tutte le aree adiacenti a Piazza Garibaldi.
via Bologna in particolare, via Torino e quant'altro. Quindi ci sarà un cronoprogramma, una parte immediatamente esecutiva, che è quella che attiene appunto alla restituzione di Piazza Garibaldi alla sua immagine, al suo decoro, e tutta una serie di passaggi successivi in tempi brevissimi, cioè tutto si chiuderà e si risolverà entro la fine dell'estate, 21 settembre, no? Fine dell'estate, cioè quella prevista da un punto di vista, perché Napoli già si pensa all'estate, meno estate non esiste, no? Nel senso che stiamo qua a lavorare, estate intesa come, così come è prevista, 21 settembre. Altro aspetto che per noi è molto importante, perché sono giornate molto positive da diversi punti di vista, apro una breve parentesi, ieri grazie allo sforzo congiunto fatto da me, dal Presidente della Regione e anche da altre istituzioni siamo riusciti a ottenere i soldi per la metropolitana, risultato molto importante. Io oggi ho anche visitato insieme alla sovrintendenza, insieme anche al sottosegretario Villari, insieme ai vertici della metropolitana, al cantiere di Piazza Municipio. Nei prossimi giorni ci sarà un vertice in cui si decideranno, si troverà il punto di equilibrio tra la fine dei lavori e la salvaguardia degli straordinari reperti archeologici trovati, che mi hanno particolarmente emozionato e commosso. Credo che quello che a Piazza Municipio è una delle cose più belle che Napoli abbia avuto nel corso degli ultimi anni. La stazione di Piazza Municipio sarà fra poco tempo uno dei fiori all'occhiello del mondo, è un punto in cui si troverà l'equilibrio tra la modernità, il progresso, la mobilità sostenibile e la storia di questa città sin dalle origini, da quando la spiaggia e il mare arrivavano fino alle porte di Palazzo San Giacomo. Quindi notizia importante, perché ci consente di portare la metropolitana fino all'aeroporto e quindi aiutare la mobilità di questa città e rafforzare quindi il nostro progetto di pedonalizzare la gran parte dell'area cittadina di Napoli. L'altro punto molto importante, che abbiamo firmato e stiamo firmando nelle prossime ore tre accordi, quindi entro questa giornata, l'ultimo, che unita alla raccolta differenziata consentiranno alla città di Napoli di uscire dal tunnel dei rifiuti. È stato un lavoro molto, molto difficile, in condizioni internazionali anche complicate, perché abbiamo dovuto recuperare un'immagine, devo dire, molto deturpata, non solo della città ma delle istituzioni, perché nel passato si era cercato di fare diversi accordi con l'estero che per vari motivi sono saltati, ragion per cui si è fatto un lavoro difficilissimo. Voglio dare atto soprattutto alle grandi capacità del vice sindaco Sodano, che ha lavorato tantissimo in queste ore, tutto lo staff addetto a questo, le strutture apicali dell'amministrazione ci hanno consentito di fare accordi senza precedenti, che consentiranno di risolvere l'emergenza e risparmiare denaro pubblico in modo anche consistente. Abbiamo ragione di ritenere che il 1 settembre ci sarà la partenza della prima nave e i tre accordi ci consentono di chiudere anche un protocollo molto importante con la provincia di Napoli, che ringrazio per la collaborazione mostrata e per il clima di cooperazione assolutamente fondamentale tra Napoli e provincia, in modo tale che questo accordo consentirà non solo di risolvere i problemi di Napoli ma di affrontare i problemi dell'intera provincia di Napoli. Questa è un'altra novità assoluta del lavoro che stiamo facendo in condizioni molto difficili. Per quanto mi riguarda, ho dato indicazioni precise, che mi auguro siano rispettate da tutti, che i tre accordi che abbiamo firmato e che stiamo firmando, mentre io sto parlando, non consentano di rendere pubblici i luoghi in cui andremo a effettuare le nostre operazioni fino a quando non partirà la prima nave. Questo è perché noi vogliamo evitare che gli ostacoli che nel passato ci sono stati e che quotidianamente noi continuiamo ad avere
da parte di chi si ostina a pensare che noi possiamo mollare, noi abbiamo un unico interesse, non di raccontare preventivamente alla stampa e ai cittadini dove andranno i rifiuti, a noi interessa portare a compimento l'operazione. Siccome non è un'operazione invisibile, ma è un'operazione molto visibile, perché le navi partiranno dal porto di Napoli, questa è un'altra cosa importante, perché significa lavoro a Napoli, significa imprese a Napoli, significa autorità portuale, significa istituzioni napoletane, significa istituzioni provinciali, comunali e regionali. Quindi questo significa che il Mezzogiorno e le istituzioni campane sono in grado di raccogliere la sfida anche di chi da più parti pensa che quello che noi stiamo portando avanti è ostinato per la determinazione, ma non è ostinato per un fatto ideologico, ma perché riteniamo che è fattibile, altrimenti non ci metteremmo a fare un qualcosa che effettivamente è difficile e complicato. Quindi questa settimana si chiude, per quanto ci riguarda, con una notizia molto molto importante, perché in questo modo possiamo garantire, poi il vice sindaco Sodano magari vi potrà anticipare qualche dato dell'accordo, potremmo garantire soprattutto il fatto di contemperare la partenza immediata della raccolta differenziata con l'eliminazione di ogni tipo di giacenza dalle strade. E un'ultima cosa che voglio dire, che abbiamo dato disposizione che tra fine agosto e i primi di settembre ci sarà anche qui, grazie all'ausilio di altre istituzioni che hanno mostrato amore, interesse per aiutare la città di Napoli a effettuare l'eliminazione di tutte le mini discariche criminali e dolose che vengono realizzate nella cintura che collega Napoli a tutti i comuni limitrofi. Cioè Napoli è circondata, oltre dalla terra dei fuochi, è circondata da una serie di mini discariche che voi conoscete bene, da Ponticelle, Scampia, Secondigliano, Gianturco e altre zone, che elimineremo e che effettueremo delle attività di sorveglianza straordinaria per far sì che chi vada ulteriormente a sversare venga individuato e, se del caso, arrestato, visto che si tratta di traffico di rifiuti punito per legge con sanzione penale. Quindi in modo tale, non solo alla ripresa del periodo cosiddetto estivo, non più giacenze, partenza della raccolta differenziata e eliminazione di tutte le mini discariche che si trovano sul comune di Napoli, ed evitare che persone provenienti dai comuni limitrofi vengano a portare rifiuti nella nostra città. Questo unitamente al fatto che, ribadiamo, poi chiudo, dando la parola ai colleghi assessori, che noi utilizzeremo ogni strumento legale, amministrativo, politico e istituzionale per scoraggiare chi continua a ritenere necessario l'impianto di incenerimento a Napoli. Con questo già tipo di piano che si deve realizzare, ma che con oggi mette un altro tassello fondamentale, che è quello dell'accordo con tre accordi sullo smaltimento dei rifiuti, l'inceneritore non ha nessuna ragione di essere nella città di Napoli, salvo che qualcuno non ritenga di fare l'inceneritore a Napoli per portare i rifiuti in tutta la campagna. E allora dicesse chiaramente, e poi vediamo quello che accade. In secondo luogo, che mi sembra un dato che anche molto importante, che questa amministrazione ha fortemente confermato con tutte le istituzioni competenti che altre discariche in città non verranno aperte. Questo è molto importante, perché prospettive concrete erano l'apertura di due mega discariche a Chiaiano e a Marano, zona dove noi invece dovremmo finalmente realizzare in questi 5 anni il grande parco collinare dell'area nord di Napoli. Questi ci sembrano risultati molto importanti, unitamente al clima di collaborazione con le varie istituzioni, fermo restando le divergenze, ovviamente su alcuni temi che voi ben conoscete, come quelli degli inceneritori. Ma è compito nostro sminare qualsiasi argomento politico che possa giustificare la realizzazione dell'inceneritore a